Salve a tutti, oggi voglio condividere con voi una cena leggera, buona, facile e veloce, a base di pesce e verdura. Ma nel frattempo vi faccio vedere anche come pulire e conservare il pesce nel freezer già speziato. È una maniera che faccio spesso quando prendo il pesce, ne prendo abbastanza. E faccio questo metodo per conservarlo a lungo tempo. E poi viene facile se vuoi fare una cena, un pranzo, ce l'hai già pronto. E vedete come è pulito. E adesso mi faccio le spezie e le metto già rosmarino, salvia, peperoncino, l'aglio in polvere. E poi li metto in freezer. Questa maniera veramente aiuta molto. Già preparato. Qua ho la cipolla, ne ho due cipolle, due zucchine, due melanzane, 1 chilo di patate e un pomodoro. Intanto io pulisco le verdure, lo taglio a pezzette, non troppo piccole. Dipende dalla grandezza o la lunghezza delle zucchine e delle melanzane. Vedete con me? E adesso ho tagliato le zucchine, melanzane, anche le cipolle. E poi mi metto il sale, le erbe aromatiche. Mescolo bene. Un cucchiaino di erbe aromatiche, un pochino di pepe e 2 cucchiaini di pan grattato. Questo gli dà una croccantezza molto buona, veramente. E un filo d'olio. Intanto li metto nella teglia, li sparcio bene. Poi taglio le patate. Anche le patate le taglio ben grandine. E poi anche loro sale, pepe, erbe aromatiche, un filo d'olio e qualche cucchiaino di pan grattato, un filo d'olio e li metto nella teglia velocemente. Veramente una cena molto veloce, molto appetitosa, accompagnata col pesce. Il pesce accompagnato con le verdure, veramente molto molto veloce. Taglio a fette il pomodoro e anche qua metto un po' di erbe aromatiche, un po' di sale, pepe, un po' grattato e li sistemo nella teglia. Li preparo. Adesso ho sistemato le verdure. Ho messo anche un filo d'olio d'oliva. Adesso preparo il pesce. Come avete visto con me prima che il pesce è già pronto, adesso taglio il limone e poi li sistemo all'interno del pesce. Vedete con me, già condito con le nostre erbe aromatiche, sistemo i limoni dentro. Poi col succo li metto di sopra, un po' di sale e li sistemo nella teglia con un filo d'olio, un altro po' di limone perché fa sempre bene. Anche quel limone che rimane l'ho messo dentro. Poco olio perché già il pesce è grasso. E lo chiudo così, come vedete con me. Ho già il forno caldo a 200 gradi e adesso direttamente in forno per 40-50 minuti e poi dipende da forno a forno. Con le quali le nostre verdure belle cotte, ma veramente un piatto molto leggero, molto veloce. Si prepara all'ultimo quando abbiamo, come ho detto, il pesce è già pronto. E un attimo. Spero che l'idea di oggi vi piaccia. E se vi piace, lasciatemi un like, iscrivetevi nel mio canale e condividete il video con i vostri parenti, i vostri amici.
Buona visione e al prossimo video. Ciao!